Roma, operazione antidroga dei carabinieri, 16 arresti per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Dalle prime luci dell'alba in Roma e provincia, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con l'ausilio delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo, stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 16 persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, aggravata dall'uso di armi. L'operazione, tuttora in corso, è frutto dell'attività investigativa denominata New Line, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, iniziata ad aprile 2017 e conclusa a febbraio 2018. Il corposo quadro probatorio acquisito a carico degli indagati si basa su attività tecniche e dinamiche, analisi documentale e rilevanti riscontri conseguiti sul campo che hanno consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito al narcotraffico nella capitale, promosso e diretto da un cittadino italiano interessato al rifornimento di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana nei quartieri romani del Trullo, Monteverde e Monte Spaccato, con un'espansione dell'interesse criminale anche nell'area del comune di Pomezia. Durante le indagini sono stati arrestati in flagranza di reato numerosi spacciatori appartenenti all'organizzazione criminale, sequestrati ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, segnalate alla Prefettura di Roma numerosi assuntori di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno anche consentito di arrestare in flagranza di reato due cittadini italiani ritenuti responsabili in corso di furto aggravato, in concorso di furto aggravato, tentato incendio e porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Nello specifico è stato accertato che due predetti soggetti avevano pianificato il tutto. Da Roma, l'arcere tv.com.